È Monte Silvano ad ospitare la cerimonia di consegna delle bandiere verdi, un grande vanto per il comune adriatico in occasione della 10ª edizione di una manifestazione che intende dare riconoscimento a quei comuni italiani le cui spiagge sono a misura di bambino. A scegliere le città meritevoli della bandiera verde è un comitato tecnico scientifico di pediatri, al cui capo c'è il professor Italo Farnetani, presidente e ideatore della bandiera verde. Sono 134 i comuni premiati oggi al Paladin Martin di Monte Silvano, laddove gli specialisti della materia hanno anche parlato di tutto quanto va fatto per avere litorali che vadano incontro ai bisogni dei più piccini e alle precauzioni che vanno prese, tra le altre cose, per proteggerli da una eccessiva esposizione al sole. Monte Silvano è uno dei tre comuni abruzzesi, assieme a Vasto e Giulianova, che dal 2010 riceve la bandiera verde. La soddisfazione del sindaco Francesco Maragno. È un riconoscimento che ci fa piacere ricevere, ancora di più ci fa piacere aver organizzato a Monte Silvano la consegna delle bandiere verdi per le 134 località italiane. Questo serve a dare prestigio al nostro territorio, è una bella vetrina per far capire a tutti che abbiamo delle spiagge attrezzate a misura di bambino, abbiamo delle acque cristalline e riusciamo a voler proporre il nostro prodotto, che è l'ospitalità per famiglie, in tutto il contesto nazionale, ma ci auguriamo anche fuori dai confini italiani. Oltre alla consegna delle bandiere, l'intera giornata è caratterizzata da una serie di eventi che il Comune di Monte Silvano ha realizzato assieme a diverse associazioni, delle iniziative per coinvolgere le famiglie in quella che risulta essere una sorta di festa di inizio estate. Esibizioni, sfilate, stand e mercatini sul lungomare e in particolare sul pontile e nel Teatro del Mare.